Abbiamo parlato in queste ultime puntate della vocazione del monaco e di ciò che San Benedetto suggerisce nella regola a proposito dell'accettazione. Abbiamo fatto anche qualche considerazione a proposito della scelta vocazionale, religiosa. Abbiamo detto che la vocazione ce l'abbiamo tutti, innanzitutto alla santità, e che poi c'è una vocazione specifica di ognuno per una determinata strada. Vorrei oggi sottolineare in maniera più precisa, con tutti i dovuti distinguo che occorre fare, occorrono manifestare, ciò che consegue alla scelta che una persona fa. E non vorrei soltanto limitarmi alla scelta vocazionale, religiosa, monastica, vorrei parlare in generale della scelta per la vita spirituale, l'opzione spirituale in altri termini. San Benedetto stesso, l'abbiamo già ricordato, esorta a seguire il Signore con un animo pronto, con un animo forte, robusto, che sia disponibile alla prova. Del resto Gesù nel Vangelo non ha promesso cose tenere o cose semplici, tra virgolette. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che cosa fare in questi momenti difficili che prima o poi e più o meno duramente, più o meno lungamente capitano? Nessuno ha la ricetta pronta e la soluzione immediata e migliore per tutto. Io vi propongo una mia riflessione, una mia pista di tra virgolette soluzione, una pista da percorrere cercando di non perdersi. Prima di tutto, non sentirsi soli nella sofferenza, cercare di uscire da se stessi, cercare di non rinchiudersi, di non viverla sperando di, illudendosi di essere talmente forti da riuscire a superare qualsiasi difficoltà e qualsiasi sofferenza. Abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno di una persona amica, non è detto che possa essere sempre e in ogni caso più avanti di noi nel cammino spirituale oppure negli anni. Questo viene suggerito da San Benedetto nella regola, quando ricorderete abbiamo parlato di un monaco anziano che possa, ecco, aiutare e vigilare. Ma nella vita quotidiana non è detto, a volte che capiti, non è detto che si trovi, a volte può essere anche una persona semplice, più piccola di noi, che però ci dice una parola essenziale, fondamentale in quel determinato momento della nostra storia, della nostra vita, e che può essere risolutivo, almeno per dare un po' di sollievo. Allora, primo atteggiamento, non rinchiudersi.
Perché nella chiusura ci imprigioniamo e nella prigione non vediamo mai chiaro. Secondo atteggiamento, direi, secondo paletto a cui aggrapparci, portare il conflitto che stiamo vivendo fuori da noi stessi. E se c'è una cosa che è terribile, è quella di combattere contro noi stessi. Perché quando non riusciamo a oggettivare, quando non riusciamo a vedere bene l'avversario, e quindi quando l'avversiamo, l'avversario siamo noi stessi, lì la lotta diventa terribile. Pertanto, incominciare a porre una distanza, portare il conflitto fuori da noi e guardarlo in faccia, dargli un nome. Questo problema è questo, deriva da questo. Come posso cercare di affrontarlo? Non è detto che si risolva, ma almeno mettiamo una barriera di difesa. E non ci facciamo distruggere, o peggio ancora, non ci autodistruggiamo. Terzo aspetto, terzo bastone, terzo paletto a cui aggrapparci. Una volta che l'abbiamo portato fuori il problema, lì incomincia anche la lotta, il combattimento, il duello. Attenzione, non essere passivi nel combattimento. Quando si combatte bisogna tirar fuori le forze, bisogna tirar fuori le energie, bisogna tirar fuori la grinta. Se stiamo in una montagna e vediamo che incominciamo a scivolare, a perdere l'equilibrio e anche la stabilità, non possiamo lasciarci cadere. Bisogna combattere, bisogna aggrapparsi con tutte le forze. Un quarto aspetto, dopo che siamo riusciti a ingaggiare la lotta e anche a cercare di attutire i colpi, e dopo che è passata un po' la tempesta, bisogna profondamente riconoscere che con tutti i nostri limiti, pur con tutte le nostre fragilità, e pur con l'impegno di mettersi in cammino e di crescere, ma dobbiamo accettarci così come siamo. Mi devo accettare con tutto quello che sono, cercando di curare pian piano quelle che sono le debolezze e le fragilità, facendo di queste debolezze e fragilità i miei punti di forza. Quinto aspetto, affidarsi sempre e fondamentalmente a Dio. Anche quando ci troviamo nel buio, anche quando non vediamo e non sentiamo nulla, ma avvertiamo soltanto il dolore direttamente sulla nostra pelle, ricordiamoci che Dio c'è. Dio ci è vicino. Abbiamo bisogno di concederci 2 minuti, 2 momenti per noi stessi. Abbiamo bisogno anche di concedere 2 minuti per coloro che ci sono vicini, per coloro che, fosse anche di passaggio, incontriamo nella nostra vita e ai quali possiamo dare un seme di speranza. Un seme di amore. Meditabile.